Tornano i weekend gastronomici, questa volta rivolti all'Adriatico, giusto? Sempre per agevolare il turismo e per agevolare, insomma, i prodotti locali. L'obiettivo, come sempre, è quello di far lavorare i nostri ristoranti. Noi siamo molto concreti. L'obiettivo nostro è quello di far lavorare le nostre imprese. In questo caso le imprese della ristorazione e le aziende produttrici del nostro territorio. I weekend gastronomici di primavera ed autunno e i week gastronomici da mare hanno lo stesso obiettivo, portare gente nei ristoranti, soprattutto magari anche nelle giornate scelte dai ristoratori dove c'è meno frequentazione del ristorante, proporre menù molto interessanti a prezzi convenzionati, con la solita logica della chiarezza nei confronti del consumatore. Questa qui è la sesta edizione di questa iniziativa, che doveva essere un'iniziativa che prolungava quello che erano i weekend di primavera e collegava i weekend autunno. Era carino che anche al mare si potessero fare iniziative del genere. Ricordiamo che è un'iniziativa a forte sconto perché è a 30 euro, quindi al pesce, insomma. Abbiamo fatto anche difficoltà a raccogliere diciamo, le adesioni, perché a 30 euro il pesce in questi momenti, insomma, no, è a forte sconto. Però è una cosa in cui ci crediamo, vogliamo valorizzare soprattutto quello che è il discorso del prodotto ittico e di poterlo farlo consumare all'interno dei nostri ristoranti con delle ricette tipiche abbinati a dei vini del territorio. Questo è importante secondo noi perché diciamo che in qualche modo collega la tradizione marinara che c'è qui nelle nostre coste con quello che è anche la tradizione poi delle campagne che in questo diciamo, frangente venivano mescolate insieme e creavano dei prodotti molto interessanti. Iniziano a giugno e finiscono a settembre, con una sospensione del mese di agosto perché logicamente molte volte è difficile anche reperire il pesce e poi i locali, diciamo che si spera che in quelle date siano tutti pieni.